non li fa. Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando. Hello! Clochards! E benvenuti in questa nuova trasmissione! E con chi stiamo a parlare? Con chi? Abbiamo ben tre ospiti. Benvenuto Fabrizio, benvenuta Eleonora e ovviamente ciao. Alex Mucci in versione... Un incidente diciamo domestico. Diplomatico. No, Davide, ma che fa? Lo so, ragazzi, scusate. Il nome del patriarcato, insomma. Lo so, mi ha portato all'esasperazione. Ma era un pugnetto ogni tanto. Vabbè, dai, era una cosa educativa. Sai che, Davide, è che sei troppo tosto. Non ho regolato bene la forza. Che in realtà non era andato pesante, però io sono troppo fragile. Bene, allora, oggi ci sarà un dibattito, essenzialmente sul tema del sex working, quindi andrei... presentandovi gli ospiti. Allora, abbiamo Eleonora. Ti posso definire influencer? Ti piace come definizione? Ma no, dai. No, come ti definisci? Influenzata. Non mi definisco nel mondo social. Ok, però vabbè, hai un... Sono una ragazza che porta contenuti, ecco. Ok, content creator, dai, va bene. Content creator, sì. Ok, perfetto. E vabbè, hai fatto, diciamo, vari video sulla questione, adesso approfondiremo. Sì. Abbiamo anche Fabrizio, che ultimamente... Ciao. Con i suoi video in macchina, molto caratteristici anche, diciamo, che ha parlato un po' dell'argomento. E avete avuto, diciamo, dei dibattiti, poi alcuni live, altri su TikTok. Sì, io e Eleonora ci siamo già confrontate su Instagram qualche mese fa con Maria Sofia. Sì, ricordo. Perfetto, allora io farei vedere giusto un video di Fabrizio per introdurre il tutto, magari non me ne volere, magari leggermente meno conosciuto, insomma, di loro due, così partiamo magari da questo discorso e poi vi lasciamo parlare, magari con le tempistiche adatte. Allora, questo è un tuo video, diciamo, in risposta a un'affermazione che avevi fatto sempre nel merito del sex working. Tanto loro lo sentono, no? Ok. Sì, sì. Allora, tu insisti dicendo che vende le foto su F è un lavoro. Adesso per me un lavoro è qualcosa che viene retribuito perché è utile socialmente, no? Quindi, che ne so, il cuoco cucina affinché tu possa mangiare, l'ortopedico te cura affinché tu possa camminare, tu te vendi le foto su F affinché un uomo si possa completala te, perché io non la posso completare, se no bandano il video. Adesso capisci perché viene mal vista sta cosa? Se dovessi dare un nome a quel mestiere, poi non te poi offende se la chiamano perché c'ha un nome solo quella cosa. Andando al discorso del video, a me di quello che fate voi col corpo vostro non me ne frega niente. A me dà fastidio nel momento in cui è pieno di ragazze che hanno scelto sta scorciatoia e poi vengono su TikTok a ostentare i loro 20, 30, 40k al mese. È pieno di video di ragazze che fanno pure vedere come si fa per guadagnarli. Allora, siccome su sta piattaforma è pieno di ragazzine e sta gente non glielo fa vedere l'altro lato della medaglia, cerco di farglielo vedere io. Sto l'altro lato della medaglia è fatto di tante ragazze che poi si sono pentite perché quelle foto, una volta vendute, non le recuperi più, non torni più indietro. È fatto di tante ragazze che si sono messe in pericolo, perché se in rete quel materiale che voi vendete già c'è ed è gratuito e qualcuno decide di comprare proprio il vostro, proprio il tuo, non dico tutti, ma potenzialmente lì in mezzo a quella gente che compra ci può essere il maniaco, la persona che non è una persona per bene, eccetera eccetera. Non mi dite che state protette dall'anonimato se poi state tutto il giorno sui social a postare storie, a far vedere dove state. Se uno ve vuole trovare, ve trova, e sta cosa è pericolosa per tante ragazze. Ok, allora Fabrizio, se ci vuoi, insomma, condensare un po' la tua opinione sul sex working, anche magari espandendo questo discorso qui, poi lascio la parola ad Alex ed Eleonora. No, io sono convinto che... Cioè, sono dell'idea che ognuno col corpo suo può farci quello che vuole, però semplicemente su una piattaforma come TikTok o come Instagram, che comunque è popolata da tantissime ragazzine che ancora non si rendono conto bene delle scelte che prendono, istigarle, diciamo, non dico istruirle quasi sul come fare un'attività del genere, che comunque sappiamo che ti si può ritorcere contro su tanti aspetti, non la reputo una cosa tanto molto ben fatta, diciamo. Non mi sembra una cosa carina, ecco, non mi sembra una cosa da fare su TikTok o su Instagram. Cioè, se tu lo vuoi fare, per come la vedo io, se tu lo vuoi fare, fallo, però magari evita
di portarti dietro gente che poi si può pentire la scelta che ha fatto. Invece sul discorso del socialmente utile, perché alla fine ci sono molti lavori che sono magari sono ludici, no? Magari non sono essenziali. Dico, magari ci sono tanti lavori che non sono essenziali per la società, però fanno parte magari di un intrattenimento di vario tipo, che sia sessuale o meno. Ma la questione dell'intrattenimento è una questione diversa dal vendere foto, per come la vedo io, le vendere foto intime su OnlyFans, perché comunque l'intrattenimento dipende di cosa parliamo. Se parliamo di sport, lo sport è utile a tanti ragazzi, di certo non fa danni. Cioè, se io inseguo, che ne so, mi appassiono a Cristiano Ronaldo, voglio diventare il più bravo calciatore del mondo, probabilmente non ci riuscirò, però neanche ho fatto danni irreversibili alla mia vita. Magari inizierò a lavorare un anno più tardi, però non ho creato un danno nella mia vita. Se io invece inizio a seguire un sogno, che è quello di guadagnare 50.000 euro al mese vendendo i miei genitali su internet, poi poter tornare indietro è un po' più difficile. Ma l'hai visti i piedi dei calciatori? Dei quelli che giocano a calcetto? Hai visti? I piedi dei calciatori? Quelli professionisti, tutti... Ah, guarda, da danni permanenti. Tu sei... Il sei calcetto. Però sono possono mettere le scarpe chiuse, dai. Che scarpe chiuse vanno bene. Qui è sempre okay. Alex, se vuoi rispondere, poi coinvolgiamo anche Leonora, così le diamo parola. No, vabbè, volevo magari dire anche a Leonora prima la sua, poi magari rispondo. Adesso posso dire un appunto, uno sul web si può rovinare pure sparando cazzate. Vai, mi sa che sei frizzata, Leonora. Mi ero bloccata, sì. Ok, per noi sei ancora bloccata? Io adesso vi sento bene. Non è che è layout nostro? No. Prova un attimo a rimuovere la camera, rimetterla se si riesce. Fallo pure tu, Marco. Sì, arrivo. E che ti sentiamo bene, ma ok. No, sei sempre bloccata. Provo a uscire, entra. Ok. Mamma mia. Io mi vedo muovere. Noi no, però. Non bene uscire. Sì, provo a uscire, rientrare, poi ti rinseriamo subito. Proprio dal da streamer. Fabrizio, ti posso chiedere una gentilezza, magari quando non parli se puoi mutare l'audio, perché sennò si sente l'aria condizionata. C'è il microfono? Sì. Se vogliamo parlare comunque di lavori socialmente utili, anche la masturbazione io ritengo sia una cosa sì, socialmente assolutamente utile. Assolutamente sì. Cioè, quindi quel ma poi discorso dico in merito a quello d'accordo. Che cosa penso sul discorso del socialmente utile. Siamo con Ale? Sì, è entrata. No. No? Ok, vabbè, Ale, intanto vai tu, sennò tempi morti. Ok, vabbè, per quanto riguarda, parto dal discorso del socialmente utile, non sono assolutamente d'accordo sul fatto che non sia socialmente utile. Allora, diciamo che il mio lavoro esiste da millenni. Adesso questa nostra categoria è andata alla ribalta dopo la prima quarantena. Perché? Perché è andata a ribalta? Perché la gente ha avuto bisogno di questo servizio. OnlyFans è esplosa nella prima quarantena perché tutti erano chiusi in casa, la mancanza di rapporti sociali e sessuali, di contatto con le persone, ha provocato una richiesta maggiore di questo servizio. In quel momento OnlyFans era nata come una nuova piattaforma che veniva dopo Patreon e dopo tante altre piattaforme che noi già usavamo, ed è esplosa grazie alla domanda. Ergo, è una cosa che serve. L'ambito sessuale fa parte di un aspetto dell'essere umano essenziale, ed essenziale come quello del cibarsi, per quanto mi riguarda. Quindi non vedo quale sia il danno nel educare a questo aspetto anche coloro che vogliono intraprendere questa carriera. Perché precisiamo prima di tutto che prima dei 18 sulla piattaforma non puoi iscriverti né come cliente né come creator. E comunque, per quanto possa abbracciare molte delle critiche fatte alle mie colleghe che spiattellano in modo arrogante i loro guadagni e non fanno informazione sulle parti negative, dall'altra parte vedo solo troppi video che per criticare questa cosa fanno poi assieme alla critica anche una disinformazione
su quello che facciamo noi, categorizzandoci ancora di più e alimentando uno stigma che per noi è già difficile da combattere da anni. Cioè, non è vero che non è socialmente utile e non è vero che fa danni. Io sfido chiunque a dire che una volta si è masturbato e si è fatto un danno. Vabbè, i danni secondo me ci sono, come in tanti altri lavori. Il danno è chi ascolta quella propaganda. Ma allora, partiamo dal fatto che vedo spesso che questa critica è accompagnata dal fatto che, penso che anche Eleonora abbia detto di questa cosa in diversi video, che la nostra scelta, il nostro lavoro è la via più facile o la scelta più facile. Assolutamente non è una scelta facile, perché a parte a livello umano vai incontro a uno stigma incredibile, cioè diventi una persona di serie B, soprattutto nel nostro paese. Solo sentiamo perché... un attimo Eleonora, vai Eleonora. Io volevo dirti una cosa, Alex, ma secondo te questa cosa è esplosa solamente per una richiesta o è esplosa anche per la comunicazione becera che c'è stata fatta intorno? Perché voi comunque siete delle professioniste, vivete anche di comunicazione. La comunicazione è stata fatta in maniera sbagliata. Adesso non ci si può nascondere dietro un dito e dire che non è vero, perché non si sta parlando di entrare in un mercato come può essere l'intrattenimento, si sta parlando di entrare in un mercato dove ci sono delle statistiche pericolosissime su persone che subiscono molestie, e non solo dal punto di vista fisico, ragazzi, perché una molestia che può essere fatta dal computer è sempre una molestia. Se a me mi viene richiesta una cosa in più di quella che realmente io volevo offrire, quella può diventare una molestia per alcune ragazze. Ma questa non ho è una capito. Cosa che molte volte... Cosa intendi per comunicazione becera? Quello che sta a spiattellare i propri guadagni, dire che si guadagna 50.000 euro al mese, come 70, come dire che si fa una vita meravigliosa nel miglior hotel, quella è comunicazione. Quello è stato tanto efficace quanto la quarantena a portare OnlyFans ad essere la piattaforma che è adesso, ragazzi, È uguale, è comunicazione e marketing. Se a me una ragazzina di 18 anni mi vengono a dire che io riesco a guadagnare 50.000 euro al mese con una piattaforma, io due pensierini per iscriverci ce li faccio, se non ho alcune altre cose che posso valutare. Chi me le ha date queste cose da valutare? Io, te sei una professionista, Alex, e va bene, però molte delle tue colleghe su TikTok sono state le prime a dire che è un guadagno facile. Io non è che parlo del nulla, ci sono dei video di una creators che si chiama La Diva del Tubo, che ha OnlyFans. Sì, sì, la conosco bene. Che ha detto, esatto, che ha detto, a me mi attaccano perché io faccio guadagni facili. Allora fate un gruppo WhatsApp, mettetevi d'accordo se è un guadagno facile o non è un guadagno facile, perché la metà mi viene a dire che ha scelto la strada più facile e non ha voluto studiare, l'altra metà mi viene a dire che è una cosa difficile. Mettetevi d'accordo, così la comunicazione è una e tutti arriva lo stesso messaggio. Secondo me dovreste farlo. Dovreste... Allora, partiamo dal presupposto che, ripeto, prima stavo dicendo che non è assolutamente facile, perché a parte a livello umano... Perché per fare portare avanti una scelta come la mia devi avere un carattere forte, ma non forte, fortissimo. Non è facile neanche a livello pratico. Allora, nessuno attualmente regala niente a nessuno, quindi se riesci a fare due numeri dal web, in qualsiasi modo tu li fai, vuol dire che qualcosa lo sai fare. Nessuno sta lì a mandarti mazzette di soldi per la gloria che sei sul web, insomma. Detto questo, OnlyFans è una piattaforma che non ha traffico interno, ok? Ergo devi buttarci tu dentro dei numeri, ergo hai bisogno di un piano di marketing esterno, cioè devi coltivare i tuoi numeri sui social esterni. Io per fare dei guadagni decenti ci ho messo più di 5 anni. Posso fare un appunto flash sul discorso Diva del Tubo? Proprio velocissimo. Sì, la Diva è comunque un personaggio edgy. Diciamo che la conosciamo molto bene. Sì, ma lei... cioè... No, intanto, vabbè, il discorso mettetevi d'accordo non ha molto senso, nel senso che ognuno poi parla della propria esperienza. Però sì, la Diva lo fa volutamente. La Diva, cioè, la Diva lo fa perché il suo personaggio le dice di dover essere provocatorio. Cioè, lei mette sempre l'accento... Finisco un attimo, lei mette sempre l'accento sul discorso, io non faccio un cazzo, mi gratto le palle dalla mattina alla sera, le palle metaforiche dalla mattina alla sera, e voi mi pagate, anche perché la sua comunicazione serve per, diciamo, i suoi potenziali schiavi. Schiavi, perché lei fa quel tipo di
sex working lì, insomma, è una dominatrice. Però questa comunicazione ha anche dei contro e non è possibile non riconoscerli. Io se tu mi viene a dire che mi paghi, io prendo più sempre dalla creators della quale stiamo parlando. Se mi viene a dire che prendi 50.000 euro al mese in più di un chirurgo, è normale che allora il chirurgo, visto che è stato chiamato in causa, come vi sentite chiamate in causa voi in altre cose, si girino le palle anche a lui. Vabbè, ma allora perché non si gira le palle quando si parla di calcio o di chi lavora in TV? Cioè, se dobbiamo fare un discorso del solo i lavori veramente utili alla vita umana devono guadagnare tantissimo, cioè non siamo la prima categoria a dover essere imputata. E non capisco perché da quando il discorso è atterrato su TikTok, perché ti ripeto, per quanto riguarda il boom che ha avuto OnlyFans sulla prima quarantena, ti dico, sì, è nato solo dalla necessità, perché OnlyFans già esisteva da un anno e mezzo, ok? E c'era già gente che lo usava. Secondo me c'erano anche altri siti e il tema non era così in ribalta. Andrebbe quindi anche fatto un distinguo tra quello che pensa la gente a livello proprio macro, che mi è venuto in mente un parallelismo quando c'è stato il boom degli youtuber. Basta andare su YouTube che guadagni e non sì, ti fai dormire. Sì, ma è stato così per tutto. Poi è quello che si dice al bar. Attualmente al bar si dice, vabbè, basta che una si apre il coso. E invece però nei dati di fatto con la gente che ci lavora dice tutt'altro, cioè che ci vuole impegno, che non c'è un pubblico interno di OnlyFans, che bisogna coltivare. Ma sai quante ragazze mi dicono ho aperto OnlyFans e non vedo traffico? Zia, hai zero numeri da buttarci dentro. Secondo me diamo la parola è una bugia che sia facile. Perché uno deve voler vedere le mie tette e non voler andare su Google e scrivere tette e guardare le tette che trova su Google Immagini? Cioè, un motivo ci deve essere per cui le mie tette hanno un valore aggiunto che non sono le tette che trovi su Google Immagini o nei siti di ginecologia, capito? Quindi c'è un lavoro di marketing incredibile dietro per farci due numeri. Non è la scelta più facile assolutamente, ma... Sì, zero. Però Alex... Scusa, sì. E soprattutto dico, non è che per la malcomunicazione di tre persone che magari hanno avuto quattro TikTok virali, allora io, che in realtà non faccio questa roba qui, o io come tante mie colleghe, dobbiamo sentirci additate. Cioè, non deve essere il comportamento di pochi a caratterizzare un'intera categoria, perché così è veramente brutto. E invece di fare dei passi avanti verso una generazione che educhi alla sessualità e anche all'approccio a questa realtà, perché tanto si sposterà tutto sul web, e da quando è successo quello che è successo col Covid si è capito, dovremmo educarli anche i ragazzini a questa cosa. Parola a Fabrizio un attimo, prego Fabrizio. Ma secondo me il discorso se è facile o non è facile dipende in base a cosa lo confrontiamo, cioè se lo confrontiamo con la vita reale è facilissimo, perché io penso che il 99,99% di loro che vendono qualcosa su OnlyFans e guadagnano più di 10.000 euro al mese nella vita reale non ci riuscirebbero senza vendere il proprio corpo, quindi in quel caso è facile. Vuol dire certo, che fare quella cosa lì è facile, perché io ti sfido, una cazzata, ti sfido a metterti su OnlyFans, fare questa prova sociale, metterti su OnlyFans o farci mettere una tua amica che non è nessuno e a vedere quanti anni ci mette effettivamente a guadagnare 10.000 euro in mese. No, fermati, io non ti sto dicendo che tu non abbia doti imprenditoriali. Sto parlando in generale, perché ti ripeto, io ti vorrei fare minimo il nome di 200 mie colleghe che sono mille per più belle di me, mille per più fighe, mille per più tutto, che non fanno i miei guadagni. Quindi non è facile. Sì, ma che tu abbia doti imprenditoriali da una vita irreale. Davide, lo sa che io faccio una vita che non è vita? Cioè. Vai Fabrizio. Sì, ma che tu abbia doti imprenditoriali non c'è dubbio. Il discorso è che questa cosa qua perde di significato nel momento in cui se tu non nascessi con quel corpo, se tu non avessi quel seno, se tu non avessi quel culo, cioè, tu non l'avresti fatta quella strada, come ti posso dire? Diciamo anche a Pitt, potrei dire a Leonardo DiCaprio. Che cazzo stai a dirsi? Sei tutte cazzate, te lo posso assicurare. Ma come si fa? C'è il bolino rosso. Ma ci avrà ragione pure Fabrizio, il suo pensiero, cioè, insomma, poi... Sì, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio sono attori, comunque, non è che fanno vedere solo la foto della faccia.
E che vuol dire? Pure io faccio vedere la foto del culo, quindi? Avranno delle doti imprenditoriali. Cioè, nel senso, pure io faccio tutto. Io curo tutto, curo il mio Instagram, curo il mio Twitter. Sì, ma tu non guadagni recitando, guadagni vendendo un'altra cosa. Loro non è che guadagnano facendo delle pettorali. Io guadagno anche recitando. Quando faccio i miei TikTok recito, quando io perdo 15 ore della mia giornata a creare contenuti per 8 social diversi, io recito. Cioè, io recito, io vivo una vita parallela alla mia, che non sono quello. Ovviamente Leonardo DiCaprio è Leonardo DiCaprio perché ha quel corpo, e una modella di Victoria's Secret è una modella di Victoria's Secret di quel corpo, ma partiamo dal presupposto che io non ho scelto questa professione, è la professione che ha scelto me, quindi il mio, mio personale è un percorso particolare. Si totticciavi i piedi, ma non ha senso dire così, cioè, il discorso della facilità non ho, neanche paragonarlo ad altro. Ogni percorso che ti dà tanto ritorno vuol dire che ha una sua difficoltà, cioè io non ho mai... Sì, però scusa, tu su Instagram per esempio hai 5 milioni e mezzo di follower, sì. No? Ti seguirebbero tutti in 7 anni. Ok, ti seguirebbero tutti sti 5 milioni e mezzo di follower. Ma io ho scelto di fare... Ma io ho scelto di... Non ho capito. Lo so, però se non mi fai finire la domanda... No, no, c'hai ragione, scusami. Dico, queste 5 milioni e mezzo di persone, secondo te... Ti seguirebbero lo stesso se tu, anziché fargli vedere la foto del seno, gli andresti a spiegare come hai fatto a fare questa vita, come hai fatto a guadagnarsi i soldi, come fai ad avere quelle doti imprenditoriali, no, ti seguirebbero uguale? Probabilmente no, e non mi interessa perché io ho scelto... Quindi strumentalizzi il tuo fisico comunque. Ma anche chi fa il cameriere strumentalizza il suo fisico. Anche chi fa il metà facendo che camminando da tavola a tavola. Certo, certo, certo. Io quando facevo, ho fatto la bartender per 15 anni e mi sentivo molto più sfruttata fisicamente quando facevo quello. No, quando faccio questo. Ma che ci sia un operaio, un metal meccanico. Il problema tuo è la parte del corpo coinvolta. Qui si parla del fatto che a posto della schiena e delle giunture delle ginocchia sono coinvolte tette, culo e vagina o cazzo per quanto possa essere. Ed è quello il problema di per sé, di fondo, per te. Ma cioè, certo, ma non perché, a me dà fastidio che lo fai tu. Non perché a me dà fastidio che lo fai tu. A me dà fastidio che lo vadano a fare tante ragazze su spunto vostro. Ma perché ti dà fastidio? Se, a parte il fatto che una ragazza che lo fa ha scelto di farlo, e non è detto che tutte siano intrappolate dalla però io non vado in giro a 18 anni non te ne rendi conto come quando ce n'hai 34. Ma eh, io guarda, a 18 anni ho scelto di andare a fare ingegneria e mi sono fottuta 6 anni della mia vita perché ho capito dopo 6 anni che mi sono laureata che avevo fatto una scelta sbagliata perché quella roba mi faceva cagare. Mi sono fottuta anch'io. Lo so, proprio devi tornare indietro. No, i miei 6 anni non me li ridanno più. E comunque no, non ti ridanno nessuno, ma non ti sei pregiudicata al futuro. Ma guarda che il problema del pregiudicare il futuro è proprio dato dalla società di persone fatte come te. Mentalità. Da questa mentalità. Sì, sì. Si dovrebbe abbattere la mentalità che chi sceglie di fare un lavoro legato alla socialità allora è fottuto in Italia. Il problema non è combattere questa cosa e assecondarla. Tu col tuo pensiero assecondi questa mentalità. Se invece tu non hai capito, io non ti sto parlando per mia mentalità, Alex. Io ti sto dicendo semplicemente: no, la società è questa, e lo sai perfettamente. E non va bene che la società è quella. Non va bene, ma è questa. Non va bene, ma è questa, a prescindere da quello che pensa Fabrizio, quello che pensa Eleonora e quello che pensi tu. La società è questa. Quindi nel momento in cui tu intraprendi quella strada e poi vuoi tornare indietro, difficoltà a trovare un lavoro, ce l'avrai. È sbagliato, probabilmente è sbagliato, però è così. Beh, lottiamo per cambiare questo mondo. Lottiamo per cambiare questa cosa, lottiamo per proteggere la libertà di scelta. No, perché appunto se non iniziamo noi andrà sempre peggio. Cioè io capisco che in una società che idolatra una donna che ha fatto nascere suo figlio senza mai anche prendere il cazzo, ovvero la Vergine Maria, io capisco che sia veramente difficile inculcarle il fatto che chi fa una scelta lavorativa legata alla sessualità e alla nudità in generale non sia da vedere come un tabù. Ma se noi continuiamo ad alimentare questa cosa nella tua direzione, non si andrà mai meglio. Invece si dovrebbe educare a questa cosa in modo tale che chi anche fa una scelta del genere non si mozzi le gambe e non debba subire
una pressione così grande sociale da parte della gente. Parola di Eleonora. Sì, però per... No, io volevo solamente dire una cosa ad Alex perché ci tenevo. Secondo me tanto dipende dal livello di intimità che abbiamo noi a mostrare qualcosa, no? Ciò che è intimo tendenzialmente non lo mostriamo, e questo è differente da persona. È differente da persona a persona, però io non sono d'accordo perché il mio livello di intimità è diverso dal tuo, perché io devo accettare il tuo e devo accettare che la schiena venga vista come un seno quando per me non è così? Allora anche tu mi stai inculcando qualcosa, io non sono d'accordo a questo perché Alex, noi ci siamo già scambiati questi pensieri, se per me è intimo far vedere il mio seno, che problema c'è? Perché io devo essere additata come bigotta? E per esempio tu non puoi essere additata come una persona superficiale, che io non ho fatto perché io non ho mai additato nessuno sul personale, però sul personale a me mi hanno additato come bigotta perché la mia intimità è diversa dalla vostra. Io te non lo voglio spiego. Vivere in una società. Te lo spiego. Dimmelo, dimmelo. Allora, io anche ho fatto un TikTok volutamente provocatorio. Allora, il problema è uno. Io faccio il mio lavoro come tante delle mie colleghe senza rompere le palle a nessuno. Poi da un giorno all'altro mi vedo i trend in cui si usa un testo del... Dice, chiamiamo le cose con il loro nome, non siete delle modelle, voi siete delle puttane. Hai ragione, okay. Sono d'accordo con bene, te. Bene, allora io vivo così, io vivo la mia vita in questo modo. Vedo tante cose che non condivido sul web, tantissime, ok? E non le condivido, guardo, magari mi faccio un pensiero a riguardo, ne parlo in casa, ma non mi soffermo a offendere o a dare il mio parere offensivo. A meno che non mi danneggi, guarda, io non lo farei neanche quando mi danneggia in prima persona. Figurati se è una persona a fare qualcosa che è totalmente distante da me e non fa del male a nessuno, però magari fa quella cosa che io non condivido. Allora, se qualcuno ha la briga di fermarsi e scrivere puttana sotto tutti i miei TikTok, io mi chiedo, però secondo me hai qualche problema con te stesso, perché io non ti sto facendo niente, io non ti tolgo niente, vuol dire che ti brucia ad un livello più intimo. Cos'è che ti brucia della mia esistenza? Ti brucia perché ha un impatto emotivo su di te per qualche motivo, perché nessuno sta dicendo che tu devi vederla come me, nessuno ha detto che tu devi non considerare il tuo seno nudo intimo. La base del mio lavoro è: vendi ciò che tu non consideri intimo. Per me la mia nudità non è intima. Quando ho fatto uscire la mia musica, per me era molto intimo, ad esempio, cosa che non è il mio corpo nudo. E non ho mai preteso che qualcuno la vedesse come me. Però io non sono mai andata in giro a scrivere sotto quelle che si vestono da suore a caso se una bigotta, se una suora. Però senza che noi abbiamo fatto nulla, la gente dall'alba dei tempi viene a scrivere sotto le mie foto puttana, quindi ovviamente Alex, il problema non è dal lato mio, non è mai stato il mio modo di comunicare, lo sai che non lo è mai stato, non hai mai visto un video simile su di me, perché io sono d'accordo con te sotto questo aspetto, però dall'altra parte ho visto video tuoi dove invece mi davi della bigotta, quindi no, capisci che alla fine non l'ho data a lei. Allora stiamo parlando della stessa cosa, io non ho mai attaccato sul personale, io ho detto che secondo il mio livello di intimità quella è una cosa che non farei, e secondo me la comunicazione che state facendo è puramente sbagliata. Però come per me è intimo il seno, perché devo essere considerata bigotta se il mio livello di comunicazione non è mai stato fare questi trend? Perché anzi le ragazze che mi seguono lo sanno, e quando hanno risposto perché non erano d'accordo ad OnlyFans è stato solamente perché è stato buttato in ballo il discorso università, e allora è stata la creators che aveva OnlyFans a denigrare il mio di percorso, che è un percorso universitario. Allora non mi sta bene più, allora perché non posso rispondere io? Cioè, io non ti ho mai dato della bigotta a livello in modo diretto. Io ho fatto un TikTok in cui, come quelle che mi chiamavano puttana, ho detto: allora tu sei una bigotta, ma era palesemente una cosa provocatoria per dirti: bro, se ti offendi, se ti soffermi ad offendermi. Ma io non me la sono presa perché ci Ma io non te l'ho dato direttamente te. Cioè. Sì, io ho detto che c'è un tuo TikTok che usa, a mio parere, mia opinione, delle argomentazioni un po' sofiste per screditarci ancora di più. Ovvero, io stai parlando del mio profilo? Sì, uno dei tuoi TikTok. Io non ti ho mai dato della bigotta direttamente, forse l'ha fatto una mia collega, non io. No, non so, forse sì. Qualcuno di noi ti aveva dato della viziata,
Tu hai risposto con un TikTok? Moltissimo, molti, molte persone mi hanno attaccato personalmente, ma non è questo il problema, non è che mi aspettavo altro. No, soltanto che non è che io mi sveglio la mattina e parlo di OnlyFans perché mi va di parlare di OnlyFans. A parte che è anche nel mio format parlare di comunicazione, di indipendenza delle donne, di studio, di informazione, quindi è il mio format, parlo di quello. Quindi se una cosa non mi piace, lo dico. E poi è stata una risposta ad un video fatto da una ragazza che diceva: io ho deciso di non fare l'università e vi consiglio anche a voi di non fare l'università, perché con meno tempo sono arrivata a guadagnare il triplo dei soldi. Creator su OnlyFans che ha detto queste cose. No, quello è sbagliatissimo. Quello è sbagliatissimo anche per me. Però, perfetto, ripeto, quindi, il mio dare dei bigotti a chi mi viene a dare della puttana è proprio, non è dal nulla penso che tu sei bigotta perché non vuoi vendere il tuo culo o non vuoi vendere tutte te. Benissimo, anzi sacrosanto, io ho sempre detto. Però non è stato così, non è stato così né da parte tua né da parte di tutte le creator. No, che non mi ho capito, a quale testo di io... A quale mio TikTok ti riferisci? Ai tuoi commenti sotto i TikTok, che dove mi hai fatto uno stick. Ma io ho visto pure un TikTok proprio dove diceva che eravate bigotte. Oh, io ho parlato di quel TikTok. Sì, sì. Ma posso dire una cosa, scusate, io. Un appunto velocissimo, Eleonora, il bigottismo però sì. non si riferisce alla tua scelta di non fare OnlyFans, ma alla tua, diciamo, categorizzazione su chi lo fa. Cioè tu non sei bigotto. No, perché... era proprio di questo ne sono certo, non è, tu non sei bigotta perché non metti le tue tette su OnlyFans, questo è certo. Magari okay, lo sei perché definisci chi lo fa in un certo modo. Un piccolo appunto. Ma perfetto, io... però io non ho definito nessuno, è questa la cosa, io non ho definito nessuno, io non ho definito personalmente nessuno, io ho dato un parere sulla piattaforma legato ai miei valori e alle mie credenze, io non ho definito assolutamente nessuno, mi sembra anche una cosa di un altro mondo dovermi spiegare tutte le volte per non aver definito delle persone, aver espresso un mio parere ed essere stata attaccata personalmente per aver espresso un parere in una democrazia. Capisci cioè, che è quello è che fate con noi? Perché io capisco che due o tre persone abbiano fatto della malcomunicazione o siano state indelicate nel parlare della piattaforma, perché io non condivido pienamente una persona che dice: ragazze, mollate gli studi e buttatevi a fare le zoccole, perché non lo farei fare neanche a mia figlia. Io a mia figlia la faccio studiare, poi se un giorno mi dice: mamma, voglio fare quello che hai fatto tu, benissimo. Benissimo, le do gli strumenti per farlo perché magari quella roba la rende felice, ok? O vuole fare quello, non è un problema. Quindi la stessa cosa che dico io quando faccio dei TikTok provocatori dicendo: allora sei un bigotto, è perché A, non è giusto che tutta la categoria venga presa di mira per il mal comportamento di poche persone, perché tanto ci sono anche cantanti che si comportano male e magari su 1000 sono due stronzi e 998 fantastici. Quindi non è che perché dovete rispondere a due persone, allora poi tutte quante siamo in quel modo o facciamo quel tipo di comunicazione. No, ma infatti non ho mai generalizzato io sul personale, anzi, oltretutto non mi sono mai permessa di generalizzare, ho soltanto risposto a quella ragazza, però se si sta parlando di TikTok dovete anche tenere conto che su TikTok le persone si esprimono diversamente da come vi esprimete voi su altri canali, e le ragazze che hanno visualizzazioni e tanti followers su TikTok, che hanno OnlyFans, a volte, la maggior parte delle volte, si esprimono in maniera sbagliata, o vendono corsi per le ragazzine a pagamento, o si paragonano ad altri mestieri, o parlano sempre di soldi, o sbattono in faccia il loro guadagno. Sono cose che chi ha esperienza nel settore non ha fatto, non fa, perché io conosco, perché le seguo anche, tante sex workers che di dire quanto guadagnano su TikTok ne fanno anche a meno, perché la loro carriera è tutt'altra cosa, non c'è bisogno di sbattere in faccia alla gente che poi... Ma ovviamente, ma anche i 20.000 rapper che conosco che fanno video sventolando le banconote così non avrebbero bisogno di farlo, però e lo io fanno. Infatti, cioè, bravissima, purtroppo e io il cringe o quel tipo di contenuto va virale, quindi... Non è neanche... Allora, facciamo questo discorso. Non c'è neanche dovuto... Ok, io faccio la sex worker, io generale. Io nel senso non io, Alex, io. Finisce, poi sentiamo la... Non mi è neanche dovuto dover fare lezione sull'argomento. Cioè, nel senso... capisco la gente che chiede... Ah, fate anche comunicazione educativa rispetto a questa cosa, perché
persone che me lo chiedono così, a parte che sono poche. Di solito dice, ah, siete delle puttane, dovete stare zitto, più questo la comunicazione. Ma non mi sarebbe neanche dovuto dover fare della giusta comunicazione. Io potrei anche continuare a vivere e a fare i miei contenuti senza dire né A né B. Cioè, come fanno molti, come fanno molte altri mestieri. E soprattutto il confronto con altri mestieri non l'abbiamo mai fatto noi per prima. Perché dall'alba dei tempi ci è sempre stato detto, il vostro non è un lavoro, ok? Allora, e il vostro non è un lavoro perché a che cazzo servi tu? A che cazzo serve OnlyFans? A che cosa serve questo? Che non è socialmente utile? Il confronto con altri lavori ci è stato sempre imposto dall'esterno. Ovviamente una persona come me ti dice, bro, in realtà pago le tasse, in realtà tu magari me lo dici che non serve a niente il mio lavoro, ma sei il primo che la sera ti spippetti su Pornhub. E non è che perché tu a Pornhub ci accedi gratis, allora chi ci lavora dietro non prende uno stipendio o quel contenuto non è monetizzato. Cioè, quindi... Sentiamo un attimo Fabrizio, prego. No, no, secondo me è vero il fatto che non è che gli unici mostri da condannare sono loro, perché comunque ci stanno anche tantissimi altri personaggi che con OnlyFans non c'entrano niente. Mostri, ci sono tantissimi altri mostri, non solo voi, siete mostri, però non gli unici. No, nel senso che comunque ci sono tantissimi altri personaggi che fanno cattivo esempio, diciamo, verso tanti ragazzi, non voglio far nomi, però ne esistono tanti. Da rapper a altri personaggi che sono diventati famosi per passati dei reati di droga e altre cose. Però io non ho capito bene quella questione che diceva prima Alex riguardo al fatto che possiamo istruire le ragazze, perché così almeno, per quantomeno a me mi è arrivato così, istruiamo le ragazze perché così almeno sfatiamo sta cosa, buttiamo giù sta cosa che OnlyFans è una cosa cattiva, che non è giusto nel 2022 stiamo ancora così, eccetera eccetera. Certo, per me è così, non è giusto che nel 2022 il sex working sia ancora così categorizzato, cioè per me è una cosa incredibile. Però poi in Bella Mentale quello... si chiamano in un certo modo, cito il video di Galluzzo 77. A me dicono sempre, fai la sex worker, non ti lamentare se ti chiamo puttana. Allora c'è no, io non ho capito un'altra, no facevo riferimento a un'altra cosa. Al futuro migliore? No, facevo riferimento a un'altra cosa. Possibile, dico, che per far sì che nel 2022 si tiri giù sta situazione, cambi sta situazione a vostro favore, strumentalizziamo le bambine, le diciottenni? Ma a parte il fatto che a diciottenne non sei una bambina, perché la maggior parte dei diciottenni hanno già scopato da 4 anni, quindi non è che devono ancora... Sì, vabbè, sì, però non è che puoi racchiudere tutto sotto il sesso. No. Guarda che se fosse per me l'educazione sessuale andrebbe fatta dalle elementari, a parte questo. Ma non sì, l'educazione sessuale, io non sto andando in giro con il volantino di OnlyFans a reclutare diciottenni. Cioè, c'è una cosa diversa, che è l'informazione sul fatto che non è una cazzata farlo. Invece, no, quando voi Alex. Fate i video dicendo è la scelta più facile, siete i primi che le spingono a fare quella cosa. Invece dovreste dire che è un lavoro come un altro, ha le sue difficoltà sia sociali che imprenditoriali. E va fatta un'educazione in questo senso, in modo tale che le ragazzine non la vedono come la scelta più facile, invece come la fai passare tu. Chapeau, perché Alex. Non la è, non la è, assolutamente. No, ma io infatti sono d'accordo sull'educazione, però tu, io non ce l'ho con te in particolare, io non ti ho mai nominato nei video. Ci mancherebbe, io infatti parlo per la mia categoria qui oggi, Io parlo per la quello mia che categoria. Dico io, che però nella tua categoria ci sono tante ragazze che fanno dei video proprio esplicativi di come si fa a guadagnare questi soldi facili. Ne ho visti alcuni di gente che faceva dei propri guadagni mensili sul telefonino, 20.000, 30.000, 50.000. Ma non sono soldi facili, allora... non sono soldi facili, perché se tu hai 20.000 dollari al mese su OnlyFans, vuol dire che ci hai buttato tanta gente dentro. Per buttarci tanta gente dentro, hai un piano di marketing esterno, perché OnlyFans, se tu apri la pagina e la lasci lì, è morta. Cioè non è Instagram che è un traffico interno, non ma è TikTok, questo lo stai dicendo tu, però purtroppo ci sono tante tue colleghe che non è che aprono TikTok, fanno un video dove spiegano queste cose che stai dicendo tu, che non è facile, e spiegano anche i lati negativi della cosa, perché i lati negativi, lo dicevi prima, ci stanno. Non sto dicendo tu in particolare, ma tante tue colleghe, sti lati negativi non li vogliono far vedere e fanno vedere solo quelli positivi. È questo che a me dà fastidio e trae in inganno la ragazzina che in quel momento non si rende conto, perché non ci arriva da sola
e voi magari non gliel'avete fatto. Perché non andate sotto i video dei rapper che ci sono riusciti a dire, perché non spieghi quanto tempo ci hai messo per farti il tuo nome, quante ore al giorno sei in studio rinchiuso come un topo, perché non spieghi, e invece fai solo i video in cui le tipe col culo enorme ti twercano addosso e gli butti le banconote sopra. Hai capito, Masseo? Cioè, hai capito, Masseo? Non è che se una come me fa solo vedere, ah, per fare 20k su OnlyFans devi fare così, allora lei per forza ha dovuto fare anche il video di controparte a dire così. È una scelta personale. Un però attimo, ti ripeto, il problema è che si pensa che siano delle puttane. Questo è il problema. Ma giudizio puttana nel senso negativo. Perché se tu mi dai della puttana come lavoratrice, è sinonimo di sex worker. A me va bene, ok? Non mi offendo. Se tu mi dici stai zitta puttana o basta perché io ho il diritto di chiamarti troia, ha un altro senso, è dispregiativo. Senti puttana, facciamo parlare un attimo in onore. Prego, in onore. Okay. Volevo dire che è nelle mani delle creators fare anche questo genere di comunicazioni, soprattutto perché se Alex te mi parli di educazione a questa piattaforma e al mondo del sex working, ma se i contenuti di educazione poi dite di non essere obbligati a farli, non c'è la comunicazione esistente, perché chi è al di fuori dell'applicazione non riesce a parlare bene dell'applicazione come voi, perché voi conoscete le cose, voi sapete cosa avete passato, voi sapete quali sono i pro, quali sono i contro. Perché non fate anche delle ma senza dubbio, io perché infatti l'ho fatto. Io l'ho fatto spesso, però vedo pochi video. E sei una su mille. No, anche no, ma anche loro, anche le persone a cui hai risposto tu sono due su mille, lo capisci? Anche le persone a cui hai risposto tu sono due su mille, perché ad esempio delle mie amiche strette io non ne conosco quasi nessuna che fa quei tipi di video, però ti ripeto, purtroppo come sempre, però ci stanno, Alex, ma ci sono anche persone come me che non fanno quel tipo di comunicazione. Sì, ma quello che ti voglio far capire io è che io non condanno te personalmente. Io ho visto un video che mi sembra che l'ha sticciato Eleonora, di una ragazza che c'ha OnlyFans e che invece spiegava proprio tutto quello che ha passato di negativo da quando si è fatta il profilo. Giusto, io tanto di cappello, capelli rossi, la conosco, cioè voglio so chi è. Più questi video qua. Ok, però io vedete quello più che voglio video. Dire è che se tu vuoi contribuire a questa cosa, non lo fai chiamandomi zoccola in maniera offensiva e non lo fai dicendo che la mia è una scelta facile. Se tu vuoi contribuire, ma io ti ho chiamato zoccola. Aspetta, chiariamo sta cosa. Hai solo detto nel tuo video che però hai detto nel tuo video che se viene chiamata in un certo modo non si non deve lamentare. Quindi, insomma, hai detto che il lavoro Te lo spiego. Te lo spiego. Tu poco fa hai detto che se a te ti chiamano puttana non in senso dispregiativo non ti offendi perché è sinonimo di sex worker. Ma io lo so, se tu riascolti il video, se tu riascolti il video, io non ti ho detto puttana, io ti ho detto nel momento in cui quel tipo di lavoro in gergo si chiama così, se poi te lo dicono non in senso dispregiativo, se te lo dicono non ti puoi offendere, che è ben diverso da dirti sei una zoccola o sei una stronza, non è la stessa cosa. Io che sei una puttana in senso dispregiativo non te l'ho mai detto, io ti ho detto che siccome tu sei la prima che dici che è un sinonimo del tuo lavoro di sex worker, nel momento in cui ti additano, ti dicono che il tuo mestiere si chiama in quel modo, poi a quel punto non ti devi lamentare. Ma non ce l'avevo con te, ce l'avevo con gente che si lamentava. Non mi offendo se una persona mi chiama puttana, però so anche riconoscere quando una persona mi chiama puttana per descrivere il mio lavoro o quando una persona mi chiama puttana per offendermi. E sinceramente in Italia, nel 99,9% dei casi, compreso il tuo video, non era un termine detto carinamente. E sai benissimo... Ma io non l'ho proprio detto quel termine. Io non te l'ho proprio detto, io ti ho detto se riesco... No, ma non dicendolo, gli ha comunque attribuito un significato, cioè ormai, no? Dovrei... Il giovane allora, se tu mi avessi detto per me siete, cioè quello è il lavoro più antico del mondo, è il lavoro della prostituta e mi sta bene, era un conto. Se tu vai lì già rendendo il termine un tabù, se ti chiamano non ti lamentare. Ovviamente detto con un tono dispregiativo, no? Cioè anche mia figlia piccola lo riconoscerebbe questa cosa. No, no. Ma detto questo, io ti ho detto semplicemente, io ti ho detto semplicemente che una donna che vende le immagini del proprio corpo, e l'hai detto pure tu poco fa, in gergo si chiama in quel modo, quindi non ve lamentate sì, se allora, vi chiamano in quel modo. Facciamo ma non, anche questa precisazione perché ma non rispondevo a te, rispondevo a un'altra persona
che nell'altro video scriveva commenti di quel tipo lì. Per questo io ho risposto in questo modo, non stavo rispondendo a un messaggio tuo. Facciamo anche questa precisazione, allora. Non è che siamo puramente delle prostitute come quelle che sono sulla strada, perché io lavoro in casa mia, nessuno mi tocca a meno di chi scelgo io. Quindi non è che io faccio un lavoro in real life e prendo i clienti. Quindi non è propriamente la stessa cosa. Cioè facciamo anche questo tipo di comunicazione, che è sottile, però è molto, è molto. Chi sceglie di fare il mio lavoro online è un modo molto sicuro per farlo. A prescindere dal rischio che poi c'è della vendita o della diffusione delle immagini online, che è uno dei contro del mio lavoro, che però nel momento in cui scegli di farlo devi mettere a conto, ok? Cioè se tu metti il tuo corpo nudo, le tue immagini nude su internet, poi devi sapere che probabilmente quelle immagini lì saranno e potenzialmente arriveranno a tutti. Però dal lato della sicurezza fisica è molto alto. Io è questo che ti chiedo, perché non informate di più su TikTok sotto questo punto di vista? Bene, allora, come hai detto tu prima, quello di cui io mi lamento sono, cioè sono fondamentalmente questi punti. A, quando dite che è un lavoro, è una scelta facile, perché non lo è. B, quando il termine viene usato in maniera sbagliata. E ti ripeto, se tu mi stai chiedendo a me come mia categoria fate più informazioni a livello educativo, e io l'ho fatto perché io ci ho fatto anche un TEDx, io non so se tu sai cos'è il TED, è una serie di conferenze il TED no ok è una serie di conferenze molto importanti. Io sono andata anche a fare un discorso al TED, che è una serie di conferenze mondiali molto importante. Quindi non è vero che io non faccio educazione rispetto a questa cosa, però non mi sta bene che per il comportamento da bullo di 3 su 100 io debba essere categorizzata, perché poi ovviamente essendo già la mia una categoria molto bersagliata, è facile raccogliere consensi se tu vai contro di me. E se tu mi stai chiedendo fa informazione educativa, non incentivi questa cosa dicendo a tutti che il mio è un lavoro facile e dandomi della troia, capito? Cioè, se tu, il tuo messaggio finale è vi prego ragazze, fate più informazione educativa rispetto a questa cosa per educare alla scelta delle persone che fanno, che si vogliono approcciare a questo mondo, che non sono solo ragazzine, perché io ho tanti colleghi maschi che lo fanno. Quale, però nel video, stranamente i colleghi maschi non tempo. Sono un problema. È stato proprio che mi facevate vedere l'altro lato della medaglia. Ma poi la disinformazione la fanno, il 90% la fanno le creators, cioè è una cosa allucinante, la disinformazione su TikTok viene dalle creators, sono le creators stesse che dicono che si sono scelte una strada facilitata. Io non ho mai, ma lo sai quali sono le mie argomentazioni, non ho mai parlato di OnlyFans come un non lavoro, non l'ho mai vista come una scelta facile, io so che cosa vuol dire arrivare a fare dei numeri sui social, non è facile, bisogna avere personalità, bisogna sapere che cos'è il marketing, bisogna saper comunicare, bisogna avere delle skills, bisogna essere imprenditori, ci sono tante cose da fare. Però se la mancata comunicazione viene da voi, chi meglio di voi ci può dire realmente? Benissimo, so, ma perché io non vedo questo tipo di contenuto, ma vedo, chiamiamo le cose da me? Nome, non so. No, ma anche tu nei tuoi video hai detto che il mio lavoro è la scelta facile? E no, sono, allora io, mai detto, mai, Alex. Io ho detto, allora ti dico già, ti dico anche il video è quello in cui tu inizi piangendo perché una mia collega ti ha dato della viziata e no, parli piango, di tuo padre all'inizio. Tu la chiami la scelta più facile e dici ragazzi avete visto quanti follower sto qui su TikTok? Sapete benissimo che se io domani mi metto in costume e mi faccio vedere mezza nuda questi si triplicano. Allora capite che fai quei soldi? Benissimo, ma non è, può anche non essere così, perché ti assicuro che ti do i nomi di 10 ragazze che sono 10 volte più belle di me e di te messe insieme, che non hanno la metà dei tuoi numeri e fanno vedere il culo tutto il giorno. Quindi non è. Ma non abbiamo messo così in dubbio le tue doti, Alex. No, però non ti tengo a rispondere. Ma non sto parlando di me, non sto parlando di me, sto parlando in generale. E voi gridate a voce alta il fate comunicazione giusta, ma non la. Non contribuite a questa cosa quando dite che la nostra è una scelta facile. Allora, devo dire una cosa su questo, scusatemi, prendo un attimo la parola.
Allora, secondo me ci stiamo un po' impantanando in un dibattito che parte da presupposti errati. Da una parte stiamo citando dei TikTok che molto spesso sono ironici, flexini, no? Ho visti tanti pure io, ovviamente. Ah, io mi dite che non è un lavoro vero e fa vedere i soldi. Mi sento malissimo. Come mi senti malissimo? Ti senti malissimo? Impossibile. Non sento niente. Ma come? Dove mi trovo? Ci senti? Ti senti bene tu? Ma è strana sta cosa. Oddio, mi stava strozzando. Voi in live io mi sentite? No, no, chiedo a loro. In live penso sì, di sì. Ok, vabbè. Ma c'è caudio, sì. Vediamo un attimo se riusciamo... Volevo mutare tutti perché magari era l'eco. Ok, allora, dicevo che un conto è prendere dei TikTok ironici come quello della ragazza, adesso non mi ricordo, che dice faccio 40.000 euro al mese, eccetera, e utilizzarli come statistica. Aggiungo una cosa, Eleonora, Fabrizio, nel momento in cui voi fate dei video di analisi, diciamo così, sulla categoria sex working, in realtà l'onestà intellettuale dovrebbe essere la vostra, cioè dire è sbagliata questa comunicazione qui, al di là del fatto che si può fare ironia ovviamente sul guadagno, eccetera, è sbagliata questa comunicazione qui perché... E ovviamente mettete in risalto tutti gli aspetti che ci sono all'interno di un lavoro, come magari ha provato a fare Alex, facciamo noi con interviste magari a sex worker, eccetera. Io ovviamente ho sentito delle interviste che ha fatto, radiofoniche, interventi, come appunto diceva il Ted, lei come altre sue colleghe, molte che abbiamo anche avuto ospiti. E ovviamente lì si sono messi sulla bilancia tutti quanti i benefici e tutti quanti i problemi che possono scaturire dal lavoro in quell'ambito lì, come in qualsiasi altro lavoro. Ovviamente non è un mondo fatato. Poi, se però prendiamo ad esempio dei TikTok dove la diva del tubo dice che non fa un cazzo dalla mattina alla sera, sono fuorvianti, anche perché parliamo molto spesso di personaggi noti. Ha fatto molto scandalo anche quella ragazza, se non sbaglio, americana, che aveva fatto un reality, eccetera, che ha guadagnato un sacco di soldi con OnlyFans, ma lei aveva già un suo seguito che ha poi spostato in qualche modo su OnlyFans, no? Quindi il problema è questo, che c'è già una definizione negativa sulla categoria per tante motivazioni. E ovviamente si prendono soltanto alcuni aspetti della professione, anche da parte vostra in questo caso, che dovreste analizzare un po' il tutto. Fine. Ma era quello che stavo dicendo io. Nel senso che se la richiesta a noi è fatto un tipo di comunicazione più complessa, cosa che io ho già fatto in tanti ambiti, non la incentivi facendo video in cui mi additi in maniera aggressiva con degli epiteti che sono facilmente replicabili, e non lo incentivi dicendo che la mia è la scelta facile. Ma c'è un bug grafico, Marco, non ho capito che è successo. C'è un problema, ragazzi. Un attimo StreamYard, me lo rimetto subito. Ma che è successo? Ma loro ci sono ancora dentro? Sì, ci sono. Mi sentite, ragazzi? Eccoci. Sì, ero mutata. Perfetto. Scusa un attimo, problema tecnico. Sì, vai, Eleonora, vai. No, Alex, ti stavo dicendo, mi sono dimenticata, rispetto a quello che stavi dicendo prima, che io non ho mai fatto questo genere di comunicazione, eppure sono stata attaccata lo stesso. Cioè, allora che su cosa si arriva? Io non ho mai fatto una comunicazione diretta, nel senso di dire questo è così, tu sei questo, tu sei quest'altro. Io ho soltanto detto, ho soltanto dato spazio alle persone che facevano vedere anche altro. Ma le cose che stanno uscendo adesso, creators che stanno facendo vedere quello che anche gli aspetti negativi, sono uscite perché ci sono state delle critiche. Se no, ancora c'erano le stesse persone che facevano i balletti e dicevano che guadagnavano 50.000 euro al mese. Queste cose sono cambiate sul social perché io e altre persone abbiamo detto: ok, ci serve un altro tipo di comunicazione, questa qui per voi non è più efficace. E allora tantissimi creators mi hanno dato anche ragione e hanno cominciato a fare dei TikTok per informare le persone. Non è che sia dovuto, attenzione, io sono d'accordo con te, non è dovuto, però una persona come me o come Fabrizio magari lo capisce, una persona che è ignorante viene lì da te e ti dà della poco di buono. Invece se ci fosse davvero uno sforzo sia da una parte che dall'altra, sarebbe più utile per tutti.
Io la penso così, sempre con educazione, senza attaccare sul personale, facendo anche degli errori, perché io molte volte quando mi sono confrontata con te, Alex, ti ho detto, guarda, hai ragione, sotto questo aspetto qui OnlyFans funziona meglio di altre piattaforme, te lo ricordi che tu mi hai spiegato come mai ti senti tutelata? Io non lo sapevo questa cosa, e quindi quella live lì è servita per me per ascoltare quello che mi avevi da dirmi, perché io ho parlato poco, sinceramente, perché volevo ascoltare, ed è una cosa che faccio sempre con molto piacere. Però, dall'altra parte, le tue colleghe su TikTok sono un disastro, perché non si sta parlando soltanto della diva del tubo, si sta parlando di tantissime, tantissime persone che, se non fosse intervenito qualcuno, ancora sarebbero lì a dire che guadagnano 60.000 euro al mese. Sinceramente non gliene frega niente a nessuno, e questo è il punto, non gliene frega niente a nessuno. Quindi è anche normale, ragazzi, sollecitare un odio nei confronti di una persona che si spacca il culo dalla mattina alla sera per 500 euro al mese. È normale che la facciate incazzare. Ma perché? Cioè, ascolta, io quando prendevo 500 euro al mese lavorando al bar, e lì mi sentivo veramente sfruttata fisicamente, perché iniziavo alle 4 di pomeriggio e finivo alle 8 di mattina e mi incollavo 80 kg di bottiglie in tutte le ore, ogni ora. E io non ho mai avuto questa invidia sociale verso la Ferragni o verso i rapper che facevano i video buttando le banconote contro il culo delle twerker. Cioè, nel senso, il problema quando io faccio dei TikTok generali, perché non ho mai attaccato personalmente nessuno, neanch'io, dicendo se tu mi dai della puttana io ti do della bigotta, il problema è il focalizzarsi sull'offesa. Cioè, nel senso, io non vedo così giustificato il fatto che una categoria si innervosisca perché io faccio più guadagni al mese di lei. Cioè, nel senso, allora questa cosa vale anche per i calciatori, vale anche per quanto erano le veline, per quando erano tutte quelle categorie che erano viste, fai questo, grazie, che un chirurgo prende 5.000 euro al mese e tu ne prendi 15. Cioè, non ne siamo solo noi. E ripeto, io non giustifico l'odio sociale. Cioè, io quando non facevo 20k, 30, 40, 50k al mese, non andavo sotto i contenuti di chi li faceva insultandolo. Quindi capisci bene che è un problema sociale. Io voglio dire solo una non cosa è su un questo, problema da giustificare. L'aspetto sociale. Scusa, Eleonora, una domanda così flash. Tu ti definisci socialista? No. Ok, no, era una mia curiosità. Secondo me si sta creando una dinamica sociale interessante, da una parte anche preoccupante. Mi ricorda la genesi dell'hip hop, ovvero l'ostentazione di una certa categoria, in particolar modo diciamo la comunità black, che riusciva ad ottenere un certo successo anche economico, che ha cominciato ad ostentare, no, gioielli, macchinoni, eccetera, come risposta alla discriminazione iniziale da parte dei bianchi, no? Quindi, ok, adesso dovete prenderci in considerazione, perché nonostante neri siamo ricchi, ok? Quindi quel classismo, quell'odio sociale. A me sembra che si stiano creando dinamiche simili, ovvero il sex working viene demonizzato, vabbè, da una parte magari c'è la componente incel, quindi gli uomini che detestano le donne che lavorano grazie a dei magari desideri maschili, eccetera. Da un'altra parte ci sono altre donne che reputano dannoso l'utilizzo del corpo femminile in questo modo, un'ala anche del femminismo si occupa proprio di questo. E d'altro canto, secondo me, sbagliano anche alcune sex worker a rispondere con questo tipo di ostentazione. Cioè, c'è proprio c'è un marasma sociale che si autoalimenta in questo modo, no? Quindi, tu mi dici che non faccio un cazzo, che sono una puttana, ti faccio vedere che questa puttana guadagna. Ma quindi sì, l'origine, infatti, secondo me dovrebbero ma quindi essere l'origine del ma quindi l'origine della dinamica non è da noi che ci svegliamo la mattina e facciamo è figo, ho fatto 30k questo mese. È nata dal fatto che io, che lo faccio da tanti anni, da 4 anni prima che OnlyFans nascesse, io faccio il mio lavoro da 4 anni prima che OnlyFans aprisse. E ti dico che già da allora, quando non c'erano i TikTok delle TikToker che l'hanno aperto l'altro ieri e fanno faccio i milioni, io venivo sempre chiamata puttana. Sempre. Il problema non sono le TikToker, che è sicuramente una malcomunicazione, ma ripeto, è una malcomunicazione di pochi che, sfortunatamente, perché quel tipo di contenuto va virale, sono andati virali, però ti dico che ci sono tantissime ragazze che non fanno quella comunicazione e comunque vengono chiamate sempre così.
Quindi se la vostra richiesta è una richiesta di fare la giusta comunicazione, non si fa, come non le incentivate con i TikTok che vedo in giro anche sulle vostre pagine. Dovreste essere i primi allora che si alleano a noi e dicono ok raga, facciamo così. In realtà non si fa dicendo non ti lamentare se ti do della zoccola, io non sono così perché la mia famiglia ha avuto dei lavori così ed è la tua la scelta più facile. Non è contribuire a quel tipo di fine, ok? Cioè io questo dico. E comunque vi ripeto, il problema nasce dalla nostra categorizzazione, non dalla nostra malcomunicazione. Io sono convinta di questa cosa. Anche dai pregiudizi delle persone. Ma assolutamente io credo. Sì. Cioè, io penso, per mia figlia, scusami Simo, per mia figlia auspico a una società in cui il mio lavoro sia normalizzato, e ti dico, questo lo dico anche contro i miei interessi, perché normalizzare il mio lavoro vuol dire che ci sarà meno da lavorare per me. Appunto perché fare la mia scelta è così difficile che noi guadagniamo così tanto. Io guadagno così tanto perché non tutti possono fare il mio lavoro, non tutti hanno le palle, metto tra virgolette le palle, di farlo, e non tutti lo sanno fare bene, perché io conosco delle ragazze bellissime, ma belle, che tu le vedi e dici sei un dio, ma che hanno la sensualità della mia scarpa. Quindi non è un lavoro per tutti in tanti aspetti, quindi io auspico una normalizzazione perché è veramente diventato invivibile per noi. Però è anche vero che mi tiro la zappa sui piedi, perché se diventa un lavoro normale io guadagno di meno. Cioè, è senza dubbio, e questa cosa, solo questo, dovrebbe far capire che non è facile. Fabrizio, prego. No, io mi sono perso tutta una parte del discorso perché non sentivo un cazzo e ho provato a dirvelo, ma mi avevate disattivato il microfono, quindi ho perso troppo, un pezzo troppo importante della discussione. Te lo ridico se vuoi. Sì. Quale? No, ho sentito solo l'ultima frase, guarda. Da prima, quando parlavano loro, non sentivo niente. Ok, vabbè, un problema tecnico. Vabbè, magari sentiamo Leonora, poi intervieni subito dopo di lei. Prego, Leonora. No, io sul padre. No, testa in giù. Stai bene, Leonora. No, tutto bene. Okay. Ha fatto una capriola assurda. È il mio gatto, ragazzi, scusate. Dicevo, sul normalizzare il lavoro sono anche d'accordo, non è mai stato quello il mio problema, però non sono d'accordo con Alex quando dice che le risposte che sono state fatte non provengono dalla comunicazione che è stata fatta dalle creators su OnlyFans. Questo è assolutamente il contrario, è stata quella comunicazione che ha scatenato un malcontento generale, che ha scatenato anche il mio malcontento, perché sono stata tirata in causa tante volte su una scelta personale mia, che in questo caso era la scelta universitaria, e sono state tirate in ballo tutte le ragazze che fanno l'università, quindi si è scatenata proprio un putiferio. Ma non è perché noi la mattina ci siamo svegliate tutte che facciamo l'università abbiamo detto siamo contro il sex working. Non è vero, non siamo contro il sex working, anzi, le persone che hanno risposto a quel genere di video sono state persone che non hanno attaccato nessuno sul personale, perché io li ho visti tutti con i miei occhi. Quindi il video della categoria che dicevi tu prima, perché sei una poco di buono, non mi ricordo che musichetta sotto, non riguarda la mia community, te lo posso assicurare, è una cosa che non ci riguarda. Noi abbiamo sempre risposto a quelle persone che dicevano guarda, ci vuole più di una laurea a fare questa cosa qui. Non sono d'accordo, posso non essere d'accordo che ci voglia più di una laurea a fare il tuo lavoro, oppure possono essere due tipi di cose diverse che non vanno paragonate. Ma come non mi sveglio io la mattina e dico ci vuole più una laurea che far vedere il culo, non voglio che si svegli una la mattina e dica guardate ragazzi che questa cosa qui è più difficile di una persona che prende la laurea, perché se no quella stessa persona, quando ha bisogno di un dottore, quando ha bisogno di un avvocato, quando ha bisogno di un commercialista, va a dire che vuole normalizzare quel lavoro e vuole che tutti facciamo quel lavoro lì. Perché ragazzi, parliamoci chiaro. Io sì, non voglio capito. Che tutti facciano il mio lavoro, ma non tutti però possono farlo. E voi quando dite che, ma tu anche nei video hai detto che è facile, è la scelta facile. No, Alex, non puoi categorizzare tutta la mia categoria per una persona cosa. Che ha detto molla l'università perché sei una scema se studi. Cioè, io non le ho, cioè, forse saranno due le persone che l'hanno detta sta cosa. Ma no, come ci sono? Però, comunque, però lo dicono in tanti, eh. Io ma non è vero, detto. Cioè. Ma non è vero, cioè. Io penso Io poi Io penso Ale che ma,
Posso chiarire una cosa prima perché riguarda una mia visione del... Io non ho mai detto che è un lavoro facile. Io ho risposto ad una ragazza che mi ha detto: io ho scelto la strada più facile, e io gli ho risposto dicendo: tu hai scelto la strada più facile, non fa parte del mio carattere sceglierla. Punto. Era riferita a una creator su di OnlyFans che aveva detto questa cosa qui. Non l'ho detta io. Io ti ho già spiegato che per me non è una cosa facile, perché se mi ci metto io domani sicuramente faccio meno di te. Se ci si mette Pinco Pallino rimane fermo lì, perché ci vuole del marketing per fare questa cosa qui. Io sono pienamente d'accordo con te, però se mi viene a dire che la strada più facile di me, che mi faccio il culo così perché devo studiare, allora non sono più d'accordo, perché non sono mai venuta a dire questo. Allora, perché me lo devi dire tu? Come fai fatica tu, faccio fatica anch'io. Se poi tu mi dici: io ho fatto la scelta più facile, tu nel personale ti ripeto che per me hai fatto la scelta più facile, perché hai preferito, invece di fare 5 anni di gavetta, far andare a Dubai, fare la bella vita vendendo le foto del tuo corpo perché hai fatto un programma televisivo. Punto. Io non penso che OnlyFans sia una scelta facile, ragazzi. Anzi, io ci tengo a passare questo messaggio, ragazze e ragazzi: OnlyFans non è una scelta facile. Quindi è inutile che vi iscrivete ad OnlyFans per fare 40.000 euro, perché per fare 40.000 euro al mese non ci vuole OnlyFans, ci vogliono altre caratteristiche. Se volete utilizzare OnlyFans, ci dovete avere un seguito e dovete saper fare marketing, perché non è così facile come sembra e non è così facile come lo fanno passare. Però non lo facciamo passare io e Fabrizio, lo fanno passare le persone che sono della tua categoria. Quindi secondo me questa è una cosa che Secondo dovete me, chiarire. entrambe le categorie. Ma secondo me bisogna chiarire il Sentiamo concetto di Fabrizio. facile. Vai Fabrizio. No, secondo me bisogna chiarire il concetto di facile, perché se anche io e Eleonora pensavamo fosse facile, non sarebbero esistiti tutti quei video. E io ho esposto i lati negativi proprio perché ritengo che da quel punto di vista non sia facile. Facile è relativo ai guadagni, ma non perché Alex non abbia doti e quindi non tutte possono guadagnare quelle cifre. Facile nel senso che fuori da OnlyFans, uscendo da OnlyFans, nella vita normale, guadagnare 40K al mese, ci riescono veramente pochissime Scusa un persone, attimo, ma Fabri, molte meno posso di chiedere una quelle che ci cosa? riescono su OnlyFans. Perché la ripeti Questo tu? è facile. Ok, no, mi No, interessa cioè questo io tuo posso... punto di vista, Fabri. Voglio sapere una cosa. Mi spieghi bene questo discorso del fuori da OnlyFans? Esempio, no? Anche noi con questo lavoro guadagniamo, diciamo, bene, più di un lavoro ministeriale, un lavoro canonico, Sì. chiamiamolo così. In che senso fuori da qui guadagneremo meno? Sì, facendo un altro lavoro o magari anche più. Spiegami che significa senza OnlyFans, no? Senza Twitch, senza YouTube, senza Instagram, senza TikTok, senza la No, TV, no, 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 senza no. il teatro, per capire? Per quello che conosco io, parlando di numeri, se 100 ragazze entrano su OnlyFans e tutte e 100 sommate guadagnano, parlo numeri a caso, 1 milione di euro al mese. Sommandole tutte e 100, se quelle 100 escono da OnlyFans e una ci prova su Twitch, una ci prova al ministero, un'altra si apre una pompa di benzina, 1 milione d'euro non ci arriveranno mai, forse neanche la metà. Ma vabbè, Questo intendo. ma questo però, cioè, nel senso, vale per tutto, no? Cioè, nel senso, Vale hai per fatto tutto. prima l'esempio di DiCaprio, DiCaprio, se non fosse DiCaprio, sarebbe il benzinaio. Questo dà No, una nel senso, cioè, meritocrazia. sì, potresti Ma essere questo. lo scrittore di What If. Aspetta, ma questo dà meritocrazia alla mia categoria? Cioè, questo dà meritocrazia a ciò che facciamo? Cioè. No, io non ho capito questo passaggio, nel senso. Fuori, se chiudesse OnlyFans, sì, vabbè, ma è come dire se un grande imprenditore perdesse la sua segheria in un incendio, tipo in Twin Peaks, no? Magari da quella segheria guadagna No. 1 milione d'euro al mese, poi, oppure un impiegato che guadagna tantissimo, no? Viene licenziato e vabbè, va a ritrovare un altro lavoro, no? Dipende, poi Oppure un ovviamente. calciatore che gli tagliano un piede, Sì, nel senso ci può stare, farebbe un poi altro lavoro. magari. C'è anche un lavoro, cioè, allora qui magari il discorso si può fare sulle skill, si può fare sulle competenze, uno potrebbe dire, beh, un chirurgo magari licenziato potrebbe trovare un lavoro equivalente, poi non è detto anche in quel caso, Però allo stesso modo potremmo dire una che sta su OnlyFans, abbiamo fatto prima la giusta distinzione, OnlyFans in realtà può essere un veicolo di diciamo pubblico che tu già hai, quindi in realtà dovremmo parlare di content creator. Ok, chiudi OnlyFans, si aprirà un'altra piattaforma, no? Sì, ma io non metto in dubbio che magari nello specifico una ragazza come Alex, che ha delle doti imprenditoriali dal punto di vista dei social,
possa riuscire anche in altri ambiti. Sto dicendo che però su quella piattaforma, su quel tipo di contenuto, la gente è molto più predisposta a spendere rispetto a tanti altri. Poi, non lo so, è un parere mio. E questo vuol dire che è un servizio richiesto dalla gente normale. Questo è un altro punto. Il fatto che tu abbia detto... Sì, però, secondo me non è sufficiente il fatto che ci sia la richiesta per giustificare tutto, perché pure de droga c'è tanta richiesta, però ovviamente mo estremizzo, però non è che allora legalizziamola come la prostituzione, legalizziamola il populus. Cioè, nel senso, non stiamo parlando di qualcosa di illegale, quindi cioè nel senso il problema è morale. Il problema è totalmente morale, quindi è un paragone sbagliatissimo. Ma io non ne faccio una questione morale. Quello che preme a me, che preme a me fa passare come messaggio. Nella chiusura del tuo non video. Non ti sento più. Vai Alex. Io ti sento. Mi senti? Adesso sì. Alla chiusura del tuo video tu dici: ragazzine, dovete stare attente perché se voi mettete in giro le vostre parti intime sul web, poi tra quelle 100 persone che lo comprano ci sarà qualcuno che è maniaco. I maniaci stanno anche nella vita reale, cioè io ho più timore però attualmente. Tu capisci? Quando preso una palla cameriera, stanno i maniaci. Io ero più molestata quando stavo dietro il bar, te lo dico, E detto questo, era più pericoloso perché io ero lì in real life e quindi la gente mi toccava. Io avrò più paura a far andare in giro mia figlia che a farla mettere sui social, sono onesta. Ed è vero che c'è la parte del bullismo sui social e di tutto quanto, ma è alimentata anche dei video che fai tu, perché se tu io per mia figlia avrei più paura di un maniaco che l'ha vista nelle parti intime piuttosto che di un maniaco che l'ha incrociata per strada. Ti assicuro che io ricevo cazzi in chat anche su Instagram, cioè non è che devono pagare il mio OnlyFans a te ti identificano anche sotto quell'aspetto. Magari Eleonora sicuramente ne troverà meno di te. Arrivano anche Eleonora e arrivano anche a mia cugina che non arrivano. Se vuoi rimedio no, questa cosa in chat è una molestia. Ma intendevo con il mio plutone. Però la vedi la differenza, a Eleonora gli arriveranno l'1% di quelli che arrivano a te, perché a te te ne dico. Ma ovviamente perché io faccio il tipo di comunicazione in cui mi sessualizzo, e sottolineo sessualizzo e non oggettivo. Io mi sessualizzo e quindi un uomo si sente più giustificato a mandarmi il suo membro. Ok, cioè nessuno lo mette in dubbio. Ma è sbagliato questo. Comunque. Ma non è sbagliato. Esatto. Sentisse giustificato. Sì, è sbagliato. Solo per il pensiero. Secondo me non è giustificato. È sbagliato ed è pure pericoloso. Allora, scusate ragazzi, capendo. Dico una cosa perché c'è un messaggio in chat. Giustificato perché uno fa... No, assolutamente. Quello è sbagliato, cioè, secondo me. Io molte volte li blocco perché per me è una molestia. Cioè, c'è un messaggio, insomma. Sì, questo è vero, perché ovviamente... Ma certo che è una molestia, però io questo dico, nel momento in cui ti vedono nuda, secondo me c'è più possibilità che un maniaco poi possa venire da fastidio di quanto possa fare con Eleonora che nuda non ci si fa vedere. Deve questo cambiare dico. Pure sta cosa. Ma deve cambiare questa cosa. Non dobbiamo cambiare noi, non va additata la mia categoria. Ma per adesso non è ancora cambiata. Ma non ci sì, deve cambiare, è giusto, perché non è che siccome io ti faccio vedere il seno, allora tu mi devi venire a stuprare per strada. Però finché non cambia, quelle ragazze, è come ma dico io, stanno mai. In pericolo. No, aspetta, non cambierà però mai un attimo, così. Secondo me questo, Fabrizio, è un discorso molto similare a quello che viene fatto sul i vesti in questo modo, allora aspettati. Un conto è ovviamente dire, puoi andare incontro... Finisco, puoi andare finisco. Sì. Un conto è dire puoi andare incontro a pericoli. Però quello che stai dicendo è aspettiamo che cambi, non cambia da solo la situazione. Cambia parlandone. Leggo solo un messaggio in chat, poi do la parola a Eleonora. Ma questo è un argomento approssimativo. Qua diciamo che riporta delle statistiche che secondo me sono anche similari ad alcuni discorsi che vengono fatti con altre professioni legate al content creating. Cioè... hanno fatto una percentuale che alla fine dimostra che una percentuale molto piccola di creator all'interno di OnlyFans guadagnano cifre alte, tra l'altro per un periodo di tempo lungo. Discretamente lungo, perché tu puoi pure fare botto
su OnlyFans, perché fai magari il primo esordio su OnlyFans di un influencer già famoso, magari fai 500.000 euro. No, poi bisogna vedere se quella professione la porti avanti e se continui a guadagnare. Quindi questo è vero, secondo me, magari sbagliano anche le creator, che c'è un sottolineare alcuni aspetti che non sono veritieri. È un po' come Twitch, no? Ah, chi fa Twitch diventa ricco. In realtà, se facciamo un calcolo di tutti i creator italiani, secondo me chi ci campa veramente bene saranno un centinaio di canali, sì, che c'è uno stipendio superiore a uno stipendio da 1000 euro, 1500 euro, uno stipendio normale. Quindi questo è vero. Posso me risponderti, Davide? Certo, Fabrizione. No, il discorso che facevi prima del se ti vesti così, allora aspettati sta cosa, quello è un po' come di sto giustificato a fare l'apprezzamento o a darti una pacca sul culo. Io non sto dicendo questo, sto dicendo che ovviamente una situazione in cui una persona che non è una brava persona, che possa essere maniaco, una persona che non sta bene di testa, vede una foto loro e poi la va a cercare perché si è infatuato, perché una volta che l'ha vista nude si crea questa situazione, ovviamente non è giustificabile, però può succedere. Ma quel poi tipo il fatto di pericolo che c'è anche a prescindere dalla mia categoria. Poi dicevo, il fatto che su OnlyFans sono pochissime a guadagnare, valora sta tesi, che se passa il messaggio che tutte quelle che vanno su OnlyFans fanno i miliardi, che succede a quella che è entrata perché pensava di fare i miliardi, ha messo la foto delle tette, del culo, dei genitali, poi dopo un mese ha guadagnato 20 euro, deve tornare indietro, ma un lavoro c'ha fatica a trovarlo perché prima ha fatto sta cosa, magari conosce il ragazzetto, per carità, la società sarà bigotta, sarà arretrata, va cambiata, proprio adesso è questa che ci abbiamo. Io al convento passa questo e qua persona Io su questa cosa sono d'accordo con Eleonora e con te Fabrizio, nel senso che secondo me bisognerebbe lavorare assieme, no? Da entrambe le parti. Esatto. Quindi chi usufruisce di alcuni contenuti o chi ne parla come voi o come noi, anche volendo, e chi fa appunto il contenuto. Però fare divulgazione, ma secondo me anche volendo un'educazione digitale che non sia soltanto nell'ambito del sex working, ma in tante professioni, ripeto, perché viene detto pure sullo youtuber, sul tiktoker, no? Ah, Cabi Lame è diventato l'italiano più famoso al mondo. E beh, ma quanti Cabi Lame ci stanno? Uno, ovviamente, no? Quindi questo è un discorso che vale sicuramente. Ripeto, purtroppo vedo che molto spesso questa è una sorta di risposta contro quell'attacco preventivo che c'è a prescindere quando si tocca un tema legato alla sessualità, specie nell'ambito femminile, che comunque sappiamo ha una certa stigmatizzazione. Ma io penso che, diciamo, questo mestiere, queste cose sono sempre esistite e nessuno l'ha mai attaccato con così tanta ferocia. I toni si sono inaspriti nel momento in cui sono esplosi. Ragazze, che non parlo di Alex, parlo di quelle che fanno quei video dove le incentivano. Hanno iniziato a fare sta pubblicità a sto sito come se tutte quelle che vanno lì guadagnano 50.000 euro. È lì che si sono inaspriti i toni, un po' perché la gente chiaramente dice: io vado a lavorare 5 di mattina sotto al sole, faccio un bucio di culo così e poi mi devo sentire a te su TikTok. Ma che sta così, ma anche questa, perché questa dinamica sociale, io questa cosa che proprio non la giustifico. Magari c'è paura che ti dia un contenuto, okay, così va bene, ma non è normale. Allora partiamo da questo presupposto: io non condivido, ma quando i toni si alzano è sempre sbagliato. Ma io, aspetta, io non condivido, grazie, il cielo è blu, io non condivido il fatto che molte giochino, a parte che sicuramente su TikTok, come io faccio contenuti sessuali molto provocatori, anche in quell'ambito non è che queste veramente non fanno niente, è comunque un TikTok, contestualizziamo, ok? Io ovviamente sono libera di fare un TikTok ironico in cui spiattello i miei 100k della vendita di un video, ma faccio anche il TED fuori da lì, faccio anche interviste radio fuori da lì, faccio molta comunicazione positiva a riguardo. Di certo tu con il TikTok in cui parti dicendo se ti chiamano puttana non te la prendere. Io penso che i lavori sono lavori quando sono socialmente utili, e concludi dicendo sicuramente i tuoi clienti sono tutti maniaci, stai rischiando, non sei pro verso quello che stai dicendo adesso. Ma io non ho detto questo, Alex, il discorso comunque, della puttana te l'ho spiegato. Aspetta, finisco. Il fatto che alcuni TikTok di alcune tipe che sbattono in faccia al mondo, che hanno fatto 40k, provochi odio sociale, non giustifica chi fa odio sociale. Perché allora, perché non c'è lo stesso odio sui calciatori?
perché non c'è lo stesso odio su quelli che, in confronto a mio padre, che si è spaccato per 60 anni la schiena in fabbrica per avere 1000 euro di pensione cagate, perché mio padre non è mai andato a scrivere zoccola sotto i video delle veline? Perché comunque di base c'è un comportamento sociale sbagliato. Cioè, io non, quando facevo 2 lire non andavo ad incazzarmi quando vedevo che chi stava in TV faceva 20 volte quello che facevo io con 20 volte meno della fatica. Capisci che non è normale dire se voi fate vedere 40k al mese allora è giustificato che vi odino. Aggiungo anche un altro dettaglio. Non è normale perché storicamente allora doveva succedere con tutti. Il problema è che noi, essendo che lo facciamo con qualcosa che riguarda il sesso, che è ancora difficile per la gente capire che è un aspetto imprescindibile dell'essere umano, e noi ci guadagniamo sopra, allora siamo odiate. Ed è questo che è diverso. Però io il discorso loro l'ho capito se parlano di determinate tue colleghe che hanno depensato, cioè che hanno detto cose che anche tu hai smentito quest'oggi, cioè che è facile, guardate, mollate l'università, cioè se sono esistiti questi video che io non conosco, ma mi fido della parola, ovviamente sono cazzate assolute ed è giusto che vadano corrette, assolutamente sì, no? Cioè, questo sì. Su questo secondo me abbiamo trovato anche un punto di incontro interessante. No, ma questo è il punto di incontro. Esatto, adesso ti lascio la parola a Ele. Sì, assolutamente. Appunto dico. E io ci tengo tantissimo, oltretutto, che questa comunicazione, Alex, venga fatta anche su TikTok, anche sul social, perché io so che tu al di fuori la fai. Però è importante proprio perché alcune persone, l'unica fonte di informazione che hanno adesso sono le creators che hanno fatto disinformazione fino adesso. Quindi c'è un pochettino di confusione. Io sono stata io a dire che, attenzione ragazzi, guardate che ci sono dei rischi, guardate che a volte non è neanche così facile, guardate che, ma non dovevo essere io, perché io non conosco la piattaforma, io potrei fare più disinformazione di loro. Però non il tuo termine è stato, aspetta, ti correggo, perché il tuo termine in un tuo TikTok che dici che però sei proattiva verso questa cosa è stato: ragazze, non vi accontentate perché anche il CEO di un'azienda può fare 40k. Alex, ma non è detto che, io mi sto accontentando, e può essere anche molto possibile che io, come ho fatto io, potevo scegliere di fare l'ingegnere e prendermi i miei 8k al mese, ma preferisco far vedere il mio buco del culo. Non mi sto accontentando. Ma va benissimo, ma se una persona continua a fare dei TikTok dove mi dice ne prendo 50.000, perché io non posso dire che anche nel lavoro che vorrei fare io in futuro si possono arrivare a guadagnare molti più di 50.000 euro? Ma non dire che perché si sta accontentando. Non dire, ma è un video ironico. Ma ok, per voi vale il video ironico, per me che faccio il balletto dicendo oh, ho venduto il mio primo sex tape, ho fatto 100k, non può essere grazie, ironico. Grazie, anche merito mio. No, scusa, però dico una cosa. Allora, Eleonora, il punto è uno, secondo me. A parte il fatto che in Italia guadagnare anche in determinate professioni quelle cifre, cioè forse se sei tipo il CEO di Apple riesci a guadagnare 40.000 al mese, però al di là di quello, un conto, ripeto, è se parliamo di un video ironico come quello che hai fatto tu, che va benissimo da entrambi i lati, un conto se facciamo un discorso più ampio e anche educativo, no? Però ecco, secondo me il problema nasce comunque a prescindere dal fatto che ci sia ovviamente una stigmatizzazione di questo tipo. Faccio un esempio perché mi tocca anche personalmente, no? Tantissime volte ho sentito una definizione morale sulla mia figura da genitore o sulla figura da genitore di Alex soltanto perché abbiamo scelto magari di mettere parti del nostro corpo o il nostro corpo integralmente nudo su internet, no? Pensa quella povera figlia, no? Dovremmo chiamare il telefono azzurro, tua figlia nascerà mignotta. Uno dei commenti più gettonati sotto il post che presentava questa live è stato: oh, io una madre troia come lei non la auguro a nessuno, per dire. E ovviamente non faccio vittimismo perché a me non me ne frega nulla, però è chiaro che questo evidenzia anche un problema sociale che nasce ancora prima delle risposte comunque errate di ostentazione. Prego. Sono d'accordo su questa cosa qui. Non quello è, che stata la mia è quello che dicevo io prima, che il problema nasce da questo stigma, e quindi anche la risposta dell'odio sociale non nasce dall'ostentazione. Poi al di là da chi è partito, al di là anche dell'inizio, dico che comunque secondo me ci sarebbe comunque, perché c'è sempre stato, ancora prima di OnlyFans, c'è sempre stata l'accezione dispregiativa, zoccola,
anche prima dell'esistenza di OnlyFans, per ragazze magari che semplicemente andavano con tanti ragazzi. Quindi questa cosa è semplicemente aumentata perché si è mixata con l'odio sociale. Quindi, ah, ste mignotte guadagnano pure tanto? E siete mignotte duorte. Dico bene, Fabri? Penso che l'offesa, diciamo, rivolta ai genitori è proprio una cosa brutta, nel senso che voi siete due persone adulte e penso che farete il meglio per educare vostra figlia, anzi, proprio perché state in quel mondo, la educherete meglio da quel punto di vista. Penso che l'odio che è uscito fuori sia però dovuto al fatto che un padre che per 16 anni, 18 anni ha educato la figlia in un certo modo, poi vede che la figlia entra su TikTok, vede il video di quelle due, veramente facevano vedere proprio tutti i guadagni, dicevano che era facile farli, eccetera, eccetera. Vede un TikTok del genere, quel padre non ragiona più, perché se io ho speso la mia vita per educare mia figlia da un punto di vista e non voglio che faccia quella vita, che faccia quello sbaglio, e 18 anni di educazione me lo manda al cesso una TikToker del cazzo che gli fa vedere una cosa che non è vera, perché come dice anche Alex non è che tutti fanno quei guadagni, a me mi rode il culo, e poi a quel punto si arriva all'odio, si arriva all'offesa, si arriva ad altre cose a cui non ci si dovrebbe arrivare. Allora probabilmente facendo un passo tutte e due si arriva a una conclusione che vada bene a tutti. Allora, se una lo inizia partendo da disinformazione è uno sbaglio, come iniziare un qualsiasi lavoro con informazioni sbagliate. Aspetta, però, scusami. Perché è uno sbaglio se lo inizi con disinformazione, ma non se lo inizi con consapevolezza. Sì, però a differenza di iniziare un altro lavoro sulla base della disinformazione, qua c'è pure il problema che se lo inizi poi torna indietro è difficile, mentre se io vado a fare il barista un anno, sì, avrò buttato un anno della mia vita, però pazienza, in qualche modo recupero. Però voi lo sapete bene che se tu inizi quella carriera, guadagni due lire e ci ripensi, poi è un problema, è ma sbagliato. È vero, però ma chi è problema. Che non darebbe il lavoro a una ragazza che dice io avevo OnlyFans? Tu, cioè, immagina che allora, sei tu che dovresti dare il lavoro. Sono. Lo so che esistono. Esistono persone problema, che ragionano così. Esistono purtroppo anche, esistono. Io ho visto anche mie amiche che sono state licenziate perché hanno aperto un OnlyFans. Detto questo, allora, domanda, vogliamo combattere questo tipo di visione? Non si combatte con i TikTok che fai tu. Ma secondo me il lavoro va fatto da entrambe le parti, cioè da un lato bisognerebbe, sì, anche da genitore, Fabrizio, però te lo dico, e mi auguro che quello sbaglio, quella definizione di sbaglio sia inerente a ciò che ha detto Simone, cioè sbaglio, ovvero non calcolo rischio-beneficio. E vale per qualsiasi lavoro, poi se mi parli di conseguenze, qualsiasi lavoro sul web. Quanti ragazzi si sono pentiti? Ti posso fare una domanda? Quale sbaglio? No, che tu hai parlato di sbaglio, no? Che io da padre ho educato mia figlia per tanti anni, poi fa lo sbaglio di entrare in una piattaforma come OnlyFans. Sbaglio se non calcola i rischi? No, sì, ma sbaglio perché è fatto in virtù di una disinformazione trovata su TikTok. Ok, perfetto, ci troviamo su quello allora. Però, in generale, sul web è così, nel senso che ci sono tanti influencer che magari anche da ragazzina hanno fatto dei video di cui oggi si pentono, ovviamente. Quindi è vero, il web purtroppo non dimentica molto spesso, non esiste la dannazio sul web, si può dire così. Questo è vero, quindi da una parte bisognerebbe lavorare in termini di informazione, dall'altra però anche il discorso legato all'odio sociale, eccetera, va combattuto, perché non è neanche accettabile in una società precludere determinati lavori a una persona che magari ha lavorato anche nell'industria pornografica. In America c'è un problema devastante sotto questo punto di vista, perché tantissimi porno attori o tantissime porno attrici alla fine della loro carriera, che non è particolarmente longeva, perché magari a 45 anni finiscono, anche prima, non riescono più a trovare lavoro perché c'è bigottismo, ovviamente, per quel motivo lì. Quindi va fatto da entrambe le parti lavoro, cioè non si può limitare il discorso nel dire attenzione perché poi non trovi lavoro. Questo va detto, ma dall'altro canto lavoriamo anche affinché la società non chiuda le porte in faccia ad una ragazza perché ha deciso di fare OnlyFans. Giusto, esatto. No, certo, questo sì, però capisci che comunque modificare il pensiero di miliardi di persone è complicato. Immaginate un barista, vabbè, a me non me ne frega niente, però se uno c'ha un bar, assume una cameriera e poi ogni persona che si siede gli arriva il WhatsApp, vedi, questa era la cameriera che metteva la foto di detenuta, allora licenzio la cameriera. Ti faccio uno spoiler, farebbe un sacco di soldi in più. Ti faccio uno spoiler. Io quando facevo la bartender e per 2 anni, finché non ho guadagnato bene col mio lavoro da sex worker, ho continuato a spaccarmi anche il culo la notte nei locali.
Io, anche quando facevo la bartender, mi pagavano il triplo perché avevo OnlyFans. Perché ero una figa al bar e tutti venivano lì per vedermi dal vivo. Quindi ti faccio uno spoiler, ma quando devi lavorare sì, però al bar, se sei una bella figa e sei sexy, ti strapagano il triplo. Quindi non è propriamente... Sì, però non funziona su tutti i locali sta cosa, capito? No, che vabbè, dico? Ma secondo me valgono entrambe le storie. Cioè, può essere questo, come può essere quello che dice Fabrizio. Però quello che ti voglio dire, Fabrizio, anche quando tu fai questo discorso ad una tua ipotetica figlia, anche lì però c'è l'intenzione di plagiare milioni di persone, no? Visto che hai detto è difficile cambiare il pensiero di milioni di persone. Beh, ma è lo stesso discorso. Cioè, tu cerchi di... dire a un tuo ipotetico figlio, e estendiamo questo discorso a milioni di persone, non fate questa cosa perché avrete conseguenze. Ok, invece no, conosciate le conseguenze e lavoriamo anche socialmente affinché queste conseguenze piano piano si vadano a limare. Prego Eleonora, anzi Fabrizio se vuole finire, poi Eleonora. No, te lo spiego, nel senso che nel momento in cui, scusa, come mi ripeti l'ultima cosa che hai detto, che non l'ho sentita? Sul discorso, era sul discorso legato alle conseguenze, cioè nel senso che all'educazione dei figli. Sì, nel senso che anche tu fai un lavoro su tante persone, se continui a dire non fate il sex working perché potresti ritrovarti un problema. Ho capito. No, io da genitore, siccome io personalmente ritengo che anche io, per esempio, piuttosto che alzarmi la mattina andare a lavorare al distributore sotto al sole, per me magari sarebbe più conveniente sia economicamente sia in termini di fatica e di sudore, dico un po' volgarmente, andare a scopare una vecchia sera che mi paga. Però io ritengo personalmente che la mia intimità preferisco destinarla a una ragazza che mi piace. Quindi io ragiono così, però rispetto anche che tu possa dire a me non me ne frega niente, io voglio guadagnare questa cosa e lo faccio. Quindi rispetto da tutte e due le parti. Io, per te non è più semplice. Io probabilmente... Non è più semplice. Per te non è più semplice, altrimenti troveresti la vecchia. È quello che volevo dire prima, Eleonora. Una ragazza ti può dire, per me fare una scelta lavorativa verso il sex working è più semplice che fare una scelta lavorativa universitaria. E io... Allora, partiamo da... Questa è una cosa che voglio dire dall'inizio. Viviamo in un paese dove io... che mi sono laureata in ingegneria a 25 anni, ancora ci sono articoli su internet che dicono che è una falsa notizia. Quindi io per il mio lavoro vengo anche smentita dicendo «Ah, fai la troia, impossibile che sei una laureata, ma stiamo scherzando, ci pigli per il culo tutti». Quindi partiamo dal presupposto che sono talmente categorizzata che per la gente è incredibile che io abbia un cervello talmente funzionante da prendere una laurea. Detto questo, per me, proprio perché quel tipo di carriera chiusa in un ufficio per me era devastante a livello fisico e mentale, per me è stato più facile scegliere questo, ma perché per me è più facile perché io ritengo vendibile la mia intimità e la mia nudità. Per chi non lo è, non è più facile. Quindi, ripeto, no, non no, possiamo... io più facile intendo. Non possiamo condannare... Scusa, secondo me il termine corretto è congeniale. Neanche facile. Ma qui c'è la gente no, che no, pensa, io dato che tu non hai problemi a mostrare la tua intimità, vai giudicata moralmente, cioè sei una brutta persona, cioè, il pensiero generale è questo, no? Infatti il problema... Se io il do problema, valore alla mia intimità, ma quello che dico valgo, io, il problema di fondo è il giudizio morale, è il fatto che... noi non siamo ritenute dignitose come persone. Io leggo sotto ogni mio TikTok, anche quello in cui parlo dei gatti, mi vengono a dire: ah, io comunque ho ancora una dignità al contrario tuo. Ma chi ha deciso cos'è dignitoso e cos'è non dignitoso? Chi ha settato il valore della dignità e chi ha detto che quello che tu fai come lavoro segna il tuo valore nella vita? Nessuno. Non sei il tuo lavoro del cazzo, Cheat Fight Club. Perché prego Eleonora. Alex, aspetta. Eleonora. No, io penso che sia giusto, cioè la dignità è una cosa personale. Quindi come da una parte non, una persona non deve attaccare se non c'è la dignità, per me diventa una cosa intima mostrare determinate cose, non ci dovrebbe essere l'attacco contrario. Quindi sono assolutamente d'accordo, però ci tenevo a dire una cosa. La cosa più importante, secondo me, all'interno di questo discorso sia il fatto che bisogna anche educare
gli uomini e le persone che hanno questi contenuti, uno, ad avere rispetto di questi contenuti, e due, a non fare violenza, perché poi queste sono violenze psicologiche, la foto, l'immagine, il commento sbagliato, sono violenze psicologiche che in questo mondo, e forse è quello che diceva Fabrizio prima quando parlava dei rischi, in questo mondo purtroppo l'86% delle donne, io leggo una rivista di psicologia femminile, l'86% delle donne subisce delle cose che non vorrebbe subire, delle immagini, dei commenti negativi, dei giudizi. Quindi, secondo me, è giusto fare informazioni sul fatto che l'86% delle donne è in pericolo di ricevere queste cose. Come? Dall'altra parte è anche giusto educare le persone e gli uomini, perché il 99% delle persone che riceve questi contenuti sono uomini, su OnlyFans, a trattare questi contenuti in maniera rispettosa. Il mio messaggio è questo. Bisogna fare entrambi, fate attenzione, perché parlare con una persona che non ha rispetto di un contenuto, non ha rispetto di una donna e ti dà della puttana è molto più difficile che parlare in maniera civile con tra di noi. Quindi certo che bisogna andare a fare quel lavoro lì, però facciamo informazione in maniera corretta anche su TikTok. Sono perfettamente d'accordo, penso che abbiamo trovato, dai, una degna conclusione. Per me è stato un bellissimo dibattito, devo solo fare un'ultima piccola domanda a Fabrizio, ma a quali canali sei iscritto tu su OnlyFans, Fabri? Consigliacene un paio. Ma lo sai che ho provato, prima di fare sto dibattito, dico fammi andare a vedere un attimo che cazzo fanno su sto OnlyFans, perché, però sinceramente non so. Ma come, hai fatto dei TikTok a riguardo, non ti sei prima informato sul materiale di cui parlavi? No, appena ho visto quella che faceva vedere tutti i guadagni e diceva che era facile, mi si è chiusa la vena. Okay. Dai, comunque grazie mille, bel dibattito secondo me. È un'alleanza secondo me. Ognuno così, c'è Alex che è esperta. Ah sì, secondo me dai, diciamo che insieme, si sono viste due facce della medaglia importanti, dai, spero che questo dibattito sia stato costruttivo. Allora, sì. Ringraziamo sì, molto i nostri ospiti. Grazie ragazzi, grazie per essere stati disponibili. Grazie a voi, buona serata. Grazie Nora, grazie Fabrizio, molto interessante. Ciao. Ovviamente mi aspetto. Ciao. Mi aspetto adesso dei contenuti top su Reddit, cioè tipo Fast and Furious, cioè esagerare. No, vabbè, ma tanto vedo che non si offende Fabrizio, è simpatico. Quella vista troppo cattiva, la quantità, esagerare. No. Quella foto di Vin Diesel, ma sotto ho scritto, molti lo dicono. Ma lo sai che lo dicono in molti. Però la foto di Vin Diesel. E devo darvi anche una notizia. Il gabrone ha saldato il suo debito. Ha cacciato i soldi. Ha scritto ragazzo grazie ma ha pagato. Si è iscritto su OnlyFans per cacciare quei soldi magari. Non lo so, forse sì. Piedini del gabrone vorrei vederli effettivamente. Beh, sarebbe. Quindi gendarmeria di Twitch colpisce ancora. Avanti tutta. Noi ci vediamo domani alle ore 15. Grazie mille ad Alex Mucci. Oggi era un 2 versus 1, eh. Niente male, Ne sei uscita un po' rotta, un po' pista, devo dire. Stanno un po' pestando, stanno peggio. Tra l'altro, ragazzi, volevo dire, cioè io sono venuta qui e mi vergogno abbastanza del mio stato della faccia. Non ti preoccupare. Non sono stati molto carini in chat, però vabbè. Ma io ho visto molti meme sul fatto che ci siano state molestie e violenza domestica. Caduta dalle scale. Chiamiamoli meme, guarda. Chiamiamoli meme, guarda. Bene ragazzi, noi ci vediamo domani alle ore 15 e basta, anche alle 21 come al solito. Lupus, domani alle sera alle 21, domani alle 15 c'è il turno di pausa, ma ci sarà Dave Raven per contenuti sfavillanti, poi giovedì ore 15 il Santi e venerdì ore 15 Jake La Furia, quindi top contenuti questa settimana, un delirio. Ma quindi domani vi rompo il culo al Lupus? Ma domani penso proprio domani che sera ti guerra. Uccido alla se prima non sbirci, notte. Se non sbirci così. Greve. Aia, indagata. C'è del pericolo in quella casa. C'è del pericolo. Lei è Rubino. Yeah. Diciamo che io sono un guru dell'online marketing. A 35 ho anni, ma mettermi a sbicciare al Lupus. Comunque c'è una competitività assurda. Donna. Domani sera è guerra. Tanto non si batte l'inarrivabile Simon Sandbull. Primo classificato. Guarda, c'è pure Giorgia che mi vuole spodestare. Vogliono tutti il mio cazzo di trono. Nessuno lo avrà. Lo avrà solo il trono. Lupus è il mio gioco.
È giusto, bisogna sempre lottare. Pure Giorgia è forte, però. È una bella lotta tra te, Mary, adoro Alex e Giorgia. Siete fortissimi. Ciao, belli, a domani, ciao! 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 Gli squali, state arrivando! Strano, vabbè, da dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno.